Penultima gara stagionale per i Cremisiel della Vittoria, avversaria della formazione del Tolentino, il Trastevere, reduce dal successo interno nei confronti della capolista Pineto. Formazione di cassa con il lutto al braccio e gara che inizia con un minuto di raccoglimento per la scomparsa del vicepresidente dell'Unione Sportiva Tolentino, Mario Lazzari. Squadre sistemate sul terreno di gioco in maniera speculare, 4-3-3 per i padroni di casa. Mister Gianfranco Zannini schiera la coppia centrale difensiva composta da Nagy e Rozzi, con Lattanzi e Mazzarotti laterali. In avanti, oltre a Moscati, a supporto dell'attaccante centrale Pallecchi e Tizzi. Fronte laziale che in avanti schiera De Costanzo, Lonzi e Beltordi. Il primo tentativo offensivo è proprio della squadra laziale, angolo battuto da Capitan Massimo, l'estremo locale Gagliardini smanaccia togliendo il pallone dalla disponibilità degli ospiti. Al sesto sono ancora i locali a farsi vedere dalla tre quarti Pallecchi saggia la reattività di Semprini. Il risultato si sblocca al dodicesimo, azione che inizia con Gori, che scambia con Masserotti, rilancio verticale inzuccata di Pallecchi e palla ancora per Gori, che sblocca così il risultato. Al 20° calcio piazzato per il padrone di casa, posizione invitante, proprio fuori dall'area di rigore, ospite, la battuta di Gori si spegne sopra il montante. Al 22° un tentativo dai Trasteverini, inzuccata di controbalzo di Beltordi e palla che finisce sul fondo. Al 30° contropiede laziale, De Costanzo si incugna tra le maglie della difesa Cremisi, ma l'esito finale non è dei migliori. 4 minuti più tardi ancora un tentativo offensivo laziale, ma Rozzi con il corpo si rifugia in angolo. Scorre via il primo tempo con il Tolentino che controlla agevolmente la gara. Anche i primi 10 minuti della ripresa scorrono via sulla falsa riga di quanto visto nel primo tempo. Franco Cioci, il mister della formazione laziale, inserisce Tortolani e Baldari al posto di De Costanzo e Calderoni e al 13° il tentativo di Bernardi da posizione invitante finisce sul fondo. Al 18° il raddoppio Cremisi è servito, punizione poco fuori dall'area Cremisi sulla sinistra d'attacco, batte direttamente Nagy e pallone che si spegne nel sacco per il raddoppio locale. Al 24° l'azione più bella di tutta la gara, ripartenza veloce dai locali che si catapultano in avanti con la stoccata finale di Pallecchi che impatta sulla traversa della porta laziale. Al 28° il palo basso alla destra di Gagliardini salva il Tolentino dopo che la sfera era stazionata per lungo tempo proprio nell'area di rigore dei padroni di casa. Al 30° della ripresa un duello a centrocampo con il direttore di gara Pascuccio, prestazione assolutamente da dimenticare la sua, che estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Rozzi. Formazione Cremisi che rimane in inferiorità numerica. Al 36° Tortolano dalla sinistra mette il pallone in aria, duello tra Nagy e Baldari, e tra lo stupore generale il direttore di gara concede il rigore proprio in favore del Trastevere. Dai 11 metri Tortolani spiazza Gagliardini e riapre l'incontro. Si difende in tutti i modi la squadra di mister Zannini che porta a casa 3 punti e sale a quota 25 in classifica, restando per ultima, ma accorciando sia sul Monte Giorgio e sia sul Termoli. Allora, mister, 3 punti importanti, 3 punti ancora di speranza. La classifica dice questo, però io come allenatore devo guardare assolutamente le prestazioni e tenere il livello dell'impegno e del sistema prestativo in campo top, perché sennò rischiamo di fare figuracce in qualsiasi campo. Noi quando troviamo avversari di questo genere, Trastevere, Vicolo Senigallia, Pineto, ci esaltiamo, facciamo le prestazioni che in settimana non prevediamo. E poi ecco, troviamo pure degli eurogol assoluto con un palo di Pallecchi che metteva quasi il risultato a sicuro molti minuti prima della partita. Però ringrazio i ragazzi per l'impegno, per l'applicazione, per tutto quello che questa settimana hanno fatto e poi la partita domenica, d'altronde il lavoro della settimana. Io spero di riuscire a tenere a galla fino all'ultimo, anche l'ultima fiamma che abbiamo, speranze di poter agganciare l'ultimo posto dei play-out per poter dire ci siamo anche noi. Tolentino merita palcoscenici come questo e anche di più. La tifoseria merita, avete visto quando ci stanno vicino, la società tutta la settimana ci è stata vicino e i ragazzi hanno poi fornito una prestazione doverosa verso tutto questo ambiente che è quello dell'ambiente Tolent e ambiente Cremisi. Per quanto riguarda poi una cosa in particolare che la società ci tiene, ma io in particolar modo, quanto allenatore, responsabile di tutto, la morte di Mario Lazzari che ci ha colpito tristemente al cuore tutti quanti e ci ha lasciato sicuramente un grande ricordo e ci ha lasciato, tra virgolette, tutto quello che ci poteva dare Mario, i ricordi più belli di questo Tole, dirigente, ma anche un tifoso, il primo tifoso.
Per quanto riguarda il futuro, speriamo di tenere il livello alto fino alla fine perché è giusto che questi colori si esaltano in queste prestazioni, ma si esaltano anche le partite prossime che ci abbiamo, Porto d'Ascoli e Roma City, perché è giusto che sia così. Allora, mister, una bella partita lottata fino al 97esimo. Sì, una bella partita. Primo tempo il Tolentino molto molto bene, noi male, male, male. Secondo tempo invece il Tolentino è calato, poi è rimasto in 10, penso che la potevamo anche pareggiare, però la differenza è stata che il Tolentino la voleva vincere e noi invece siamo venuti qua, quello che veniva veniva, questa cosa a me non mi piace per niente. Ecco, dicevamo molte le sostituzioni anche nel corso del secondo tempo per cercare di aggiustare e prendere quel punto che sarebbe stato importante anche per la zona playoff, ma non ci siete riusciti. Abbiamo provato, non tanto per i playoff, proprio perché venire qua e perdere dispiace. Siamo partiti ieri, la società ci ha mandato in ritiro, fa un primo tempo del genere, insomma, rimane un pochino allibito, quindi abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla alla fine, non ci siamo riusciti. Ecco, raccontaci meglio un attimino quello che è accaduto nel momento del gol, perché il pallone è andato in rete, poi tutti siete andati a parlare con il guardalinee. No, veramente io sono andato a esultare con Guardalinee, perché prima gli ho chiesto se valeva un gol così e poi dopo, cioè, l'ho tirato e non ci volevo credere che davvero è andata bene e ho fatto gol. Quindi, cioè, sono andato a esultare con lui e lui si è messo a ridere pure lui, perché non ci voleva, cioè, era un momento che proprio non ci credeva nessuno, però, cioè, sono contento davvero di sto gol.